Hai mai pensato che un semplice accessorio potesse nascondere una storia capace di toccare il cuore di milioni di persone? Scopri con noi di Onda Virale il mistero della collana di Irama sul palco di Sanremo 2024, un dettaglio che ha scatenato curiosità e speculazioni. Resta sintonizzato fino alla fine per scoprire tutti i segreti di questa edizione del Festival di Sanremo e per capire come la musica di Irama si intreccia con storie di vita reale, trasformando ogni nota in un messaggio diretto al cuore. Iscriviti ora al nostro canale e attiva la campanella per essere sempre aggiornato su questa e su altre notizie. In questa edizione speciale del Festival di Sanremo 2024, un dettaglio ha catturato l'attenzione del pubblico e scatenato un vero e proprio buzz sui social. Irama, il celebre ex vincitore di Amici, ha incantato tutti con la sua performance di Tu no, ma non è solo la sua voce a parlare. Con un look total black che non passa inosservato, Irama ha fatto palpitare i cuori tenendo in mano una collana misteriosa durante tutta l'esibizione. E qui nasce il gossip. Quella collana è un omaggio alla sua nonna scomparsa, un simbolo potente che rievoca il tema del distacco, della mancanza, della perdita che permea il suo nuovo brano. Ma non finisce qui. Tu no non è solo una canzone, è una confessione, un viaggio emotivo che Irama ci conduce, esplorando l'amore che resiste nonostante tutto, un sentimento che non ha conosciuto fine. Con 47 dischi di platino e quasi 2 miliardi di streaming, Irama si conferma un gigante della musica, pronto a svelarci ancora una volta il suo mondo interiore con parole che toccano l'anima. Nella serata cover, Irama dividerà il palco con la leggenda Riccardo Cocciante per un'interpretazione mozzafiato di Quando finisce un amore, un classico che continua a emozionarci a 50 anni dalla sua pubblicazione. Cosa ne pensi della performance di Irama e del misterioso significato dietro la sua collana? Hai colto altri dettagli emozionanti durante il suo momento sul palco di Sanremo che vorresti condividere? E quale canzone ti ha toccato di più in questa edizione del festival? Lascia un commento qui sotto con le tue impressioni, teorie e canzoni preferite. Siamo curiosi di conoscere la tua opinione. Non dimenticare di supportarci con un tuo like sotto al video e sostienici iscrivendoti alla nostra community. Te ne siamo grati! Tu no di Irama è più di una canzone. È un ponte tra passato e presente, un grido che si leva contro l'oblio, una lotta per mantenere vivo un ricordo che, nonostante il dolore, è l'unica ancora di salvezza in un mare di desolazione. Irama ci mostra che anche attraverso la musica, il ricordo e l'amore possono trionfare sull'assenza. Grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo al prossimo video!